Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo video del canale Exotica Ita. Quest'oggi andremo a parlare di Jackie Leopardino e presenteremo il canale che parlerà soprattutto di animali esotici come questi piccoli sauri e altri animali come pesci dell'acquario marino, come questo che abbiamo dietro, che in questo caso è di Ale. Un pesce pagliaccio. C'è dentro il pesce pagliaccio e andiamo a vedere questi bellissimi animali più da vicino. Questa è la mia femmina di Gecko Leopardino di Morph Normal. Come potete vedere ha delle macchie per cui è chiamata Gecko Leopardino perché ha delle macchie simili a quelle dei leopardi. Questo Gecko ha bisogno di pochissime attenzioni. Però non è sempre da sottovalutare. Ha bisogno di pochissime attenzioni e tra queste c'è il bisogno di un terrario che non deve essere per forza di sabbia o di terra, O di grassi. ma può anche essere fatto da tappetino o da tappetino sintetico d'erba. O da uno strato di Scottex, come in questo caso avevo dentro io il geco. Sono prevalentemente insettivori e si nutrono di acheta domestica, che sarebbero i grilli, e di tarme della farina o camole del miele, oppure caimani. Ci sono anche alcuni che danno le blatte lateralis. Questi gechi nel terrario hanno bisogno anche di uno spazio arido e uno spazio umido. Nello spazio arido servirà una tana con sotto un tappetino riscaldante per riscaldare il geco. E nell'altro spazio la temperatura potrà scendere anche a 20 gradi, però avranno bisogno di una tana con dentro della fibra di cocco per inumidificarsi e fare le uova. Per mantenere in salute il nostro animale, il geco avrà bisogno di una ciotola con dentro del calcio senza D3 e il geco se lo andrà a prendere da solo senza che voi glielo forniate manualmente. Come potete vedere sono animali molto molto docili e non si stressano molto. Adesso vi lascerò delle riprese del geco e nel suo rack.